Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel terzo episodio di Corso da Barber. Cosa vediamo oggi? Vediamo come sfruttare il pettine e la forbice. Faremo la parte alta della sfumatura e tutta la corona, ragazzi. Mi raccomando, non vi scordate come sempre di attivare la campanellina, iscriversi al canale e seguirvi su Instagram. Vi lascio qua il mio nome, ragazzi, adesso apparirà. Così potete chiedermi direttamente a me dei consigli. Come sempre il nostro ospite, ragazzi, Loris, eccolo qua. Come si è, Loris? Sei pronto per questa volta? Tutto a posto, la grande. Ok, ragazzi, ora ci vediamo alla prossima. Ed eccoci qui, ragazzi, finalmente forbici e pettine. Ok, adesso andremo a sfumare con le forbici e il pettine, ragazzi, questo punto qua, tutta questa parte lunga della sfumatura. Inizieremo con questo, vi farò vedere tutte le tecniche e poi passeremo alla corona. I brimis, ragazzi. Il pettine bisogna usarlo come una macchinetta, quindi appoggiate la testa e ad uscire finché la testa lo richiede, sempre. Soprattutto quando andremo a lavorare il pettine ha una parte più larga e una parte più stretta. La parte più larga è leggermente più lunga, la parte più stretta è leggermente più corta come taglio. Quando ne andremo a lavorare, soprattutto ricordatevi, lavoriamo con la parte bassa del pettine, andremo a tagliare le forbici qua, questo lavoro qua. Forbici, come si tengono le forbici? Si mette così, mignolo qua, pollice e soprattutto, ragazzi, si inclina un po' la forbice internamente, quindi in questa maniera qua, pollice appoggiato, non tutto dentro, e si lavora di pollice così. Questo è il lavoro. Ora vi faccio vedere. Quindi ci pettiniamo. In primis bagniamo i capelli. Se lo spruzzino ci dice ok, funziona. Bagniamo i capelli. È andato fino a prima, vi giuro, ora vuole darci problemi. Comunque, sempre il taglio già diviso, come vi spiego nel primo e secondo episodio. Per arrivare a questo effetto qua, ragazzi, guardatevi il primo e il secondo episodio. Allora, andremo, pettiniamo. Usciamo con il pettine e andremo a lavorare nella parte bassa col pollice, quindi in questa maniera qua. Ci pettiniamo, il pettine è usato così, questo è il movimento del pettine, quindi andremo, in uscita sempre come la testa lo richiede, andremo a lavorare nella parte inferiore del pettine, quindi così. All'inizio, ragazzi, lo so che non è facile, tanta pratica, tanta pratica e voglia di imparare. Quindi continuiamo così, giriamo dietro, ok. Stessa cosa vale per qua. Come la macchinetta, il pettine deve essere inclinato in base a come va la sfumatura, quindi in questo caso la sfumatura va così, non è così quindi, ma è così. Il movimento ad uscire come la testa lo richiede, come quando usate la macchinetta, stesso identico movimento, identico movimento. Oggi mi impappino, ragazzi, non ci fate caso, si chiedete quelle parole che buh. Comunque la stessa cosa qua. Poi successivamente, per togliere questa lineetta che quasi non si vede, ma io sono pignolo e la voglio togliere, andremo con la parte più stretta, stesso identico lavoro, ad uscire e a lavorare nella parte inferiore. Poi ragazzi, se volete un video sulla tecnica americana con la clipper e pettine, quindi macchinetta e pettine, non forbice e pettine, scrivetelo nei commenti e ve lo farò. Che in gergo tecnico si chiama clipper over comb. Quante ne sono, Loris? Tante. Ragazzi, iscrivetevi al canale ora in questo preciso istante, perché potete scoprire un sacco di cose, ragazzi, nei miei video. Potete scoprire un sacco di cose che neanche ne sapete dell'esistenza. Sia per barbieri già professionisti che per barbieri emergenti e per chi vuole imparare questo mestiere. In primis, consiglio che vi posso dare, ragazzi, è la passione.
Per esempio Rory sta imparando, è molto bravo, è molto portato, ci ha messo tanta passione, ragazzi, i risultati si stanno vedendo. Ok ragazzi, arrivati a questo punto, ho fatto tutta la parte di qua a forbici e pettine, come spiegavo qualche secondo fa. Ci bagniamo molto bene i capelli, io li ho già bagnati ma gli diamo ancora una bagnata, perché per tagliare i capelli, soprattutto con le forbici e il pettine, soprattutto sopra nella corona, bisogna essere belli bagnati. Incominciamo. In primis, questo è un taglio che lui porta spettinato, a volte riccio in avanti, quindi ragazzi, se volete altri tipi di tagli, quindi altri tipi di scalatura per il capello sopra, me lo scrivete e li porterò. Comunque, andremo a pettinarci tutto sul lato destro, inizialmente. Quindi così. Tutto basso leggermente. Ok. Adesso noi il ciuffo non lo accorceremo, ragazzi, però vi faccio vedere come fare. Forbice, quando si fa la corona, girata all'interno, quindi mignolo messo all'esterno, girata all'interno, sempre, così, e pettine in mano. Perché questo? Perché se io sto così, mentre divido il capello, rischio di fare male al cliente e magari tagliare i capelli che non voglio tagliare, quindi forbice girata all'interno. Ci dividiamo il ciuffo, quindi pettinato in avanti, ce lo tiriamo su e decidiamo col cliente la lunghezza da tagliare. In questo caso noi non taglieremo il ciuffo perché lo devo far crescere lungo, quindi però vi faccio vedere il movimento. Scegliete, pettine messo in questo nel pollice, girate. Allora, c'è chi taglia così, ma a me così non piace perché dopo al terzo taglio è male alla spalla, quindi forbice inclinata, girate la forbice in questa maniera così, op. Quindi la tenete bella su da qua, con l'indice qua, pollice appoggiato, spalla giù e andate a tagliare, tan, tan, tan. Sempre con la punta della forbice e tagliate nelle prime due faringi del dito. Quindi incominciamo. Se noi vogliamo scorciare il ciuffo in questo caso, decidiamo, facciamo finta di tagliarlo così, in questo caso non taglio, vado a fare tac, 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 così. Poi, dopo avete scelto la prima parte del ciuffo di lunghezza, per poter scalare il taglio vi faccio vedere subito. Ah, scusate, ve lo faccio vedere da qua, forse vede meglio. Ci creiamo una linea centrale precisissima, mi raccomando, precisissima. Quindi, che sarà la nostra linea guida per la scalatura. Quindi dividiamo il capello in questo modo qua. Vedete così? Uno. Adesso ce lo dividiamo anche di qua. Quindi, così. Eccoci qua. Ci continuiamo a fare una riga proprio centrale. Non sarà bellissima vedere il povero Norris che uscirà in un video su YouTube con questa look, però vedete così. Se volete il video di questo look, scrivetelo sotto. Comunque, così ragazzi, ve lo faccio vedere anche laterale, vedete un cressino mi sono creato, questo qui. Adesso vi faccio vedere come tagliarlo da qua, quindi partiamo. Contando che voi avete già creato la vostra lunghezza base dal ciuffo, noi partiamo adesso da metà testa più o meno, perché lui il ciuffo, come ripetevo prima, non lo vuole tagliare. Ce la pettiniamo bene la ciocca, paralleli al soffitto, quindi deve venire proprio un angolo con la testa e il soffitto di 90 gradi. Andremo a scalare, quindi guardate, così. Vedete come c'è le dita inclinate? Così. La ciocca più lunga, questa qui che voi vedete, non verrà toccata. Andrò a toccare dal centro, da questa ciocca qui, ad accorciare tutta la parte. Quindi così. Mi giro la forbice, come spiegavo prima, e tac, tac, tac. Quindi così. Adesso vedete, c'è la ciocca guida qui e questi più lunghi, li vado a scalare come prima. Mano ben appoggiata. Quindi mano proprio sulla testa, il cliente Loris, la sente la mano sulla testa? Deve sentire la mano sulla testa in questa maniera qua, così. Vedete come sono inclinato? Mano sulla testa, solo le dita mi si muovono come un compasso. Da questa parte qui scalo tutto. Così. E tac, tic, tic, e tac, tic, tic. Foto braga in giro. Tic, e tac. E stessa cosa qui. Seguite sempre, vi faccio appoggiare la mano perché dovete seguire sempre la forma della testa. La testa non è dritta, non è un foglio di carta. Quindi qua il parallelo al soffitto è così, non così. Quindi andremo così. Hop. E andiamo a tagliare.
sembrano cavolate, ragazzi, ma non sono cavolate per niente, perché in un taglio fanno la differenza. C'è chi dice di no, c'è chi dice ma sì, noi barbieri, no. Noi barbieri, se vuoi fare la differenza come barbiere, devi saper far tutto, soprattutto queste cose qua. Arrivati a questo punto qui, ve lo faccio vedere anche da qua, da dritti. Sarebbe questo momento qua, però si vede poco da dritti, quindi per quello l'ho fatto laterale. Cosa andremo a fare ora? Andremo a pettinarci su un lato la ciocca guida, crearci dei settori precisi, quindi toc, così. Avremo la nostra parte più corta di guida e la parte più lunga, la pareggiamo, quindi così. La facciamo tutto uguale. Altro settore, portiamo su e appareggiamo. Altro settore, portiamo su e appareggiamo. Sia questo lato che il prossimo lato. E adesso, dopo aver fatto questa cosa qui, vi farò vedere come scalare il taglio laterale. Okay, ragazzi, dopo che ci siamo fatti tutta la nostra base, rimetto il modello Loris. Minchia, Loris modello ti chiamo. In che modo? Madonna, che onore. L'angelo fa male. Comunque, mettiamo il modello così, o il vostro cliente in questo caso, e farò vedere come controllare. Come controllare questo tipo di taglio? Aspetta che ti abbasso leggermente. No. Si è andato a vuoto. Comunque, mi abbasso leggermente. Allora, vi pettinate il capello in diagonale, così. Guardate attentamente. Da così, metti tipo così, perfetto. Andremo sempre in diagonale ad alzare il capello e lo vedremo la scalatura. Dove non ci è fatta bene la scalatura, la aggiustiamo. Vedi, tipo in questo caso qua esce un po' il capellino. Tic tac. Anche ho già pubblicità pure le cose. In questo caso è giusto. In questo caso pure. Qua leggermente più lungo, ma questo perché, ragazzi, vi faccio vedere adesso come poterli scalare. Per quello lascio leggermente più lunghi. Stessa cosa dall'altro lato, quindi vedi qua. Partiamo, quindi in diagonale. Diagonale, minzica, pensate che mi sto facendo gradi, diagonali, cose, mica per un altro giorno, ma cos'è la geometria? Comunque, vedete cosa serve fare il barbiere? Tante cose che uno non sa, pensa che il barbiere, invece no, il barbiere, qualità, o no? Sì. Ok, poi io parlo di barbieri e non di altro, di chi si crede barbiere. Lì. E questo è un dissing per tutti quelli che si credono barbieri. Mi ribagno i capelli ulteriormente, perché il controllo si fa semi asciutto. Perché comunque oggi non vuole funzionare, ok? Questo, ok? Come scalare il capello? E ve lo faccio vedere subito. Girati tutto al contrario, Lollo. Partiamo da qua. Centro testa, vertice si chiama, per i finti barbieri che non lo sanno, si chiama vertice. No, a parte gli scherzi. Dal vertice andremo a farci una 45 gradi fino allo stacco tra la corona e la sfumatura, ovvero nella zona temporale. Sempre per non criticare i finti barbieri. Ok, dal vertice, ragazzi, vertice. Ok, zona temporale. Adesso vi faccio vedere quella zona temporale, giustamente per chi è inesperto dice cos'è la zona temporale. E adesso la faccio vedere qual è. Soprattutto, ragazzi, per voi chi è meno esperto in queste cose può imparare in maniera professionale anche comunque come chiamare le parti della testa, ovvero la nuca, l'occipite, vertice, corona e tutto. Adesso vi faccio vedere quella zona temporale. Faccio lo stesso movimento qua, vertice. Voglio creare una V, zona temporale. Esattamente una V. Ok, Loris sarà sempre contentissimo per tutte queste acconciature fantastiche in questo video. Speriamo che fa un sacco di video. Ragazzi, dobbiamo farlo volare questo video. Credo in voi. Ci voglio credere in voi, ragazzi. Vi giuro che queste acconciature, se facciamo tante visualizzazioni, il canale vola. A 1000 iscritti, Loris si rasa a zero, no? Perfetto. 1000 iscritti, Loris pelato. Video a zero YouTube. Proprio. Promesso, 1000 iscritti da questo video, Ok, come potete vedere, zona temporale, ragazzi, qual è questo? La zona delle tempie, zona temporale, qua e qua. Dopo esserci creati questa V, così, vedi, ad aprire, noi andremo a scalare questa parte qui.
In questo caso, Loris, chiede a Madera, al vostro cliente, vuoi un po' più scoperte le tempie? No, in questo caso... Ok, se il cliente non vuole le tempie scoperte, noi ci prendiamo uno stacco dalla temporale alla parte parietale, si chiama qua, ragazzi, la zona parietale, ovvero dall'attaccatore dell'orecchio in giù. Quindi dall'attaccatore dell'orecchio alla tempia, queste parti qui ce le togliamo tutte. Hop, e le mischiamo alla parte che vogliamo tagliare, di qua e di là. Perché vi sto facendo conoscere queste parti? Uno, perché se conoscete tutti gli aggettivi, tutti i nomi delle parti della testa, uno, siete più professionali e riuscite ad adattare meglio ogni tipo di taglio, sapete di quello che parlate, e due, per essere precisi da un lato all'altro. Quindi se io so che dalla temporale all'attaccatore dell'orecchio devo andare, da una parte all'altra non è che l'orecchio è diverso, sulla testa è sempre lì l'orecchio, quindi ti viene precisamente. Eccoci qua, dall'orecchio. Questa parte qua al cliente che non vuole essere toccata, la presa destra. Quindi adesso la B nostra arriverà qua all'attaccatore dell'orecchio. Qua l'attaccatore dell'orecchio. Cosa facciamo? C'è chi la scala dritta per dritta, così, con la sfumatura. Ma a me così non piace questa parte così, perché secondo me non viene poi così preciso. Finti barbieri. Finti barber. Quindi cosa facciamo? Ve lo faccio vedere subito. Che allora si mal di mare sta facendo venire. Ok. Che di nuovo vuoto, stanno sempre a vuoto. Ok. Da qua, ragazzi, ci creiamo delle sezioni piccoline. Quindi così, guardate subito. Ci creiamo delle sezioni, queste si mettiamo indietro. Altra cosa, per chi è agli inizi, cosa può fare in questo caso qui? Questi qua che non sono da toccare e questi qua ve li pinzate con una semplice pinza che usate per dividere il capello. Ragazzi, mi raccomando, mano ben attaccata, le nocche non si devono muovere da testa, se è ben attaccata il cliente può sentire la vostra mano sulla testa e muoviamo le dita come un compasso, esattamente come un compasso. Quindi io prendo qui, mi apro fino alla parte più corta e mi fermo con la parte sotto, quindi qua, vedete? Mi chiudo con le dita fino alla parte più lunga e taglio tutto quello che rimane, così. Hop, hop. Esattamente, questo. Perché così? Guardate che caduta, precisa, non c'è più un gradino, non c'è assolutamente più un gradino. Così non tocchi la lunghezza non tocchi della corona, non tocchi la lunghezza della sfumatura, ma accorci solamente la parte centrale, la parte in più, e il taglio viene esattamente perfetto. Stessa cosa qui, parte più corta, parte più lunga e taglio quello che rimane. Non è semplice, ragazzi, ve lo dico, è molto difficile, ci vogliono tanta pratica. Loris l'ha provato prima su di me, Loris... di qualche tua sensazione su questa Non è stato facile, diciamo che da un po' di tempo che io adesso taglio, quindi magari un pochettino di esperienza l'ho fatta, però vi posso garantire che ancora c'è tanto da lavorare. Diciamo che questo tipo di sfumatura, di scalatura è non semplice, diciamo, ci vuole molta molta pratica. Però con due tette dritte si è sentito molto, cioè comunque ragazzi mo me l'ha fatta lui, cioè non è che dici... E non l'aveva mai fatta la sua prima volta. Basta solo avere pazienza. Quindi adesso, ragazzi, ve lo faccio vedere anche di qua. Stessa identica cosa. Quindi così, il giro di là, perché sennò non si vede niente nella telecamera. Ok, sempre così. Sezione, pettinata indietro. Hop. Ok. Parte più corta. Guardate, c'è la parte più lunga qua. La vedete? La parte più corta qua. Io cosa farò? Andrò ad aprirmi così, chiudermi sopra così e rimane solo quello. E io quello lo faccio fuori, lo taglio. Idem di qua. Corto lungo, non tocco la lunghezza della corona, non tocco la lunghezza della sfumatura e il taglio, guardate come cade bene. Cioè, ci siamo? Stessa cosa, ragazzi, di qua. Per favorirvi sulla parte opposta al vostro braccio le tagliate, basta fare anche al contrario, quindi lungo, corto, pareggio, taglio la parte in più, tac, così, lungo,
anche qua, lungo, cioè scusate, corto, lungo, e taglio la parte in mezzo. Ragazzi, se volete partecipare a qualche mio corso privato, contattatemi su Instagram. Se vi piace il mio modo di tagliare, il mio modo di spiegare, contattatemi su Instagram. Dite che avete visto il video di YouTube e ci siamo. E ok, il taglio, ragazzi, è assolutamente accorciato, scalato, cioè guardate come si vede bene la sfoltura, come cade bene. E ci siamo. Adesso, ragazzi, passiamo all'asciugatura e fra poco ci vedremo col risultato finale. Se volete sapere come asciugare i capelli già ricci come i miei, come quelli di Loris, non ti resta che dirlo nei commenti. E ragazzi, faccio uscire un video per tutti. Ed eccoci qua, ragazzi, abbiamo finito finalmente. Spero che questo video vi sia stato utilissimo. Loris, vieni qua, facci vedere il risultato finale. Eccoci qua. Guardate, ragazzi, perfetto, tutto scalato, ciuffo, un po' più lungo, taglio scalato. Questo è il classico taglio che va di moda al giorno d'oggi e non possiamo dire di no. Quindi, ragazzi, se ti è stato utile, attiva la campanellina, iscriviti al canale, ricordatevi a 1000 iscritti, Loris, cosa fai? Mi rasa. Ci rasa, Loris. Detto video, ragazzi. Ci tengo tanti capelli, se lo faccio perché... 1000 iscritti, Loris si rasa. Se vuoi vedere Loris rasato, iscriviti al canale. Vi lascio il mio nome Instagram qua, scrivetemi per qualsiasi informazione. Ciao a tutti, ragazzi, alla prossima.